esattamente anche la sua indipendenza di giudizio. Ora, tutto ciò, se vale per la magistratura togata, deve valere anche per la magistratura ordinaria. E questo non nell'interesse del magistrato togato o del magistrato onorario, ma nell'interesse del cittadino che accede al servizio giustizia. Perché il cittadino che accede al servizio giustizia deve sapere che quell'uomo che sta di fronte a lui e che deve emanare la legge, che deve emanare una sentenza in nome del popolo sovrano, lo stia facendo per lui e soltanto badando a lui e non ad altri interessi. Per questo motivo, ripeto, noi continueremo a votare, ad astenerci. Tutto quanto i deputati hanno elaborato sarà oggetto di un altro disegno di legge e invito i colleghi come dire, a collaborare in tal senso, perché la farsa che stiamo celebrando quest'oggi appaia in tutta la sua evidenza. La ringrazio, adesso non ci sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione. 2.4 Turco ed altri. Pareri contrari Commissione e Governo, il relatore Colletti si rimette all'Aula, il relatore Turco è favorevole. Chi non riesce a votare? Frusone. Qualcun altro? Caso. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 43 favorevoli, 240 contrari, la Camera respinge. 2.5 Colletti, parere contrario Commissione e Governo, favorevole relatori di minoranza, tutti e due, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Archi. Della Ringa, Gigli, D'Ambrosio, ci siamo, Marzana, ha votato, chi altro? Qualcun altro no? Dichiaro chiusa la votazione. 120 favorevoli, 242 contrari, la Camera respinge. 2.6 Colletti, pareri Colletti, prego. Ho descritto in precedenza quale sarebbe l'idea del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'ufficio del processo della magistratura onoraria. E qui spiego anche qual è l'idea del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda i giudici di pace. Attualmente, ma lo saranno ancora di più in futuro, qualora dovesse passare questo disegno di legge delega e anche i decreti delegati, i giudici di pace avranno un ruolo molto aumentato, più del doppio rispetto all'attualità. In realtà, dal nostro punto di vista, un modo per rendere e per far tornare davvero la funzione di giudice di pace come una funzione onoraria sarebbe quello di limitare il numero delle cause che ogni giudice di pace ogni anno possa avere nel proprio ruolo, limitarle, abbiamo messo un limite come numero 100.